Come un thriller di Alfred Hitchcock, Inter Padova ha offerto il finale cui ormai nessuno pensava, sperava o temeva di dover assistere. 91esimo, calcio d'angolo di Ruben Sosa e colpo di testa di Del Vecchio. Per l'Inter è l'Europa ciuffata per il rotto della cuffia, per il Padova ancora 90 minuti di sofferenza per una salvezza che pareva ormai a portata di mano. Per me avevano già fatto molto a risalire la china della classifica. L'UEFA era quasi una cosa in più, molto sinceramente. Però l'abbiamo raggiunta e sono felice. Presidente, una parola per i tifosi? Per i tifosi devo ringraziarli, sono stati fantastici. Oggi spero di poter regalare qualche cosa di più per il futuro. Inter e Padova, per l'Europa e per la Serie A, si presentano al via senza grosse novità. Sandreani è senza lo squalificato Kreek, Bianchi deve fare a meno, oltre che degli olandesi, di Biasino e Orlando. Ci si attende il prevedibile e veemente assalto iniziale dell'Inter, accade invece che il Padova a dettare i ritmi della gara e a proporre pericolose conclusioni, da prima con Gabrieli, cui si oppone Pagliuca, quindi con Maniero, che cerca il gol impossibile da distanza impossibile, e ancora con Gabrieli, la cui punizione impegna severamente Pagliuca. Quale logica conseguenza alla divario in campo giunge lo stupendo gol di Filippo Maniero a coronamento di un'azione da manuale, iniziata ed annunziata, proseguita da Balleri e finalizzata appunto dal giovane Bomber. L'Inter, disordinata e arruffona, deve fare di necessità virtù e con le buone e con le cattive comincia a costringere il Padova nella sua metà campo. L'aggressione, seppur irrazionale, ha comunque l'effetto di procurare qualche problema a Bonaiuti, che si deve disimpegnare su una botta di Orlandini. Dopodiché vanno a vuoto i tentativi sotto misura di Del Vecchio prima e di Fontolano più tardi. Ci si mette anche a Ruben Sosa, che vorrebbe festeggiare la 200esima nel campionato italiano e ultima nell'Inter con un gol, ma la sua punizione bomba viene respinta dalla portiera avversario. Ho tantissimi gol, tanta allegria ai tifosi, che tifosi devo dire che sono stati grandi dall'inizio alla fine. Sarò con loro in curva, fatti fare Inter, e solamente dispiace perché non ci sarà più a San Siro. Nella ripresa Bianchi affida dell'anno la cabina di comando che era stata nel primo tempo di Massimo Paganin. Così accade che l'Inter schiacci il Padova nella sua metà campo, costruendo ben poco di pericoloso, se si eccetto una conclusione sotto misura di Fontolan, e concedendo viceversa qualche ingombrante contropiede. Finché al 20esimo Orlandini, con la complicità di Bonaiuti, trova il gol del pareggio che riaccende le speranze UEFA dei nerazzurri, speranze in quel preciso momento vanificate dal Napoli. Diciamo che la posta in palio era altissima, il Padova ha fatto di tutto per cercare di strapparci questo punto, però oggi ha trovato un Inter che ha tirato fuori tutto il suo carattere, per cui meglio così per noi. Il gol, soltanto una tappa di avvicinamento, non produce alcun cambiamento tattico. Attacchi disordinati dell'Inter e contropiede al cianuro del Padova. La bomba di Coppola si stampa sull'incrocio dei pali. Poi non accade nulla finché accade tutto in virtù di quella decisiva deviazione vincente di Marco Del Vecchio. Ma se devo dire proprio la verità, in questi giorni ci pensavo, magari se segno un ultimo gol decisivo di qua di là. È arrivato, sono molto contento. Penso che uno spareggio è una partita sopra di tutti, non importante contro chi. Però adesso andiamo contro Genoa, ancora, fucking bullshit. E così mentre l'ala si impreca per aver rinviato il viaggio in America, l'Inter festeggia.